Fare gentile, la casa dei riformisti locali per la Sardegna e l'Italia, è il titolo del congresso nazionale che l'ALI Sardegna, l'organo regionale delle autonomie locali italiane, ha tenuto oggi presso l'Exme di Nuoro. L'incontro, che ha visto la partecipazione del presidente nazionale ALI, Matteo Ricci, ha costituito un momento importante di discussione tra gli amministratori locali sui temi del riformismo e della costruzione di uno spazio politico di rappresentanza attraverso il fare. Due i momenti del congresso, una prima parte di discussione dei temi all'ordine del giorno e una seconda di costituzione ex novo della Lega Autonomia Sardegna, con l'elezione del nuovo presidente e del consiglio direttivo. Dopo i saluti dell'ex sindaco di Sassari Nicola Sanna e del sindaco di Nuoro Andrea Soddu, è intervenuta anche la prima assessora alla gentilezza del comune di Abbasanta, Giulia Scanu, un assessorato che segue in pieno lo spirito dei riformisti locali, che delle parole fare e gentile hanno fatto il fil rouge del loro modus operandi. Abbiamo bisogno di dare forza al riformismo locale. ALI è diventata la casa dei riformisti locali e oggi, grazie alla presidenza di Andrea Soddu, rafforziamo questa nostra rete anche in Sardegna, perché il nostro è un supporto all'ANCI per le battaglie nazionali con i governi regionali e nazionale, però abbiamo bisogno di portare avanti delle battaglie appunto attraverso il fare gentile, che per noi significa sostenibilità, spingere sugli investimenti della sostenibilità, dare dignità agli amministratori e al tempo stesso rimettere in moto una riforma del sistema degli enti locali che ha bisogno dopo tanto tempo di confusione. Quindi davvero in bocca al lupo ad Andrea, da oggi siamo un po' più forti e questa è anche l'occasione per tenere insieme tutti quegli amministratori civici di centrosinistra, riformisti, che vogliono appunto dare una mano in questo momento anche al nostro paese.